dovuto riscuotere un po' di favori per rintracciare il capo locale della banda Claw, Dimitri. Nel mondo della mala è una specie di celebrità che ama tanto i circoli artistici d'avanguardia quanto i crimini più sordidi. Da giovane era un appassionato studente d'arte e ha lavorato duro per sviluppare il proprio stile. Purtroppo l'arte non era pronta per la sua estetica cinetica. Così ha dato al pubblico ciò che voleva e ha iniziato a falsificare vecchi capolavori per punirlo del suo cattivo gusto. Ora Dimitri gestisce un nightclub nel West Side. La musica alta, gli spettacoli pieni di luci e l'aura di trasgressione attirano giovanotti chic da ogni parte della città. Laggiù, da qualche parte, troveremo le penne timoniere di Clockwork. Non so che piani abbia Dimitri per quelle penne, ma stanotte glieli rovinerò. Sai, Bentley, sarà un vero piacere svaligiare il Knight. Mi piace questo entusiasmo, ma prima di entrare avremo bisogno di fare qualche piccola azione di sopralluogo. Che cosa hai in mente? Ho installato sul tetto del rifugio un'antenna speciale. È il tuo primo incarico. Ti aiuterà a violare il sistema satellitare di Dimitri. Le coordinate del punto iniziale sono state appena trasmesse al tuo binocom. Raggiungi la posizione e ti fornirò tutti i dettagli del nostro obiettivo. Ok, procedo. Sly, se fai clic sul tasto L3, cioè la levetta analogica sinistra, proietterò alcuni segnali virtuali nella tua mascherina che ti aiuteranno a orientarti lungo il percorso. Ma se non le vedi davanti a te, usa la levetta analogica destra per spostare la visuale. Ricorda, la visuale è sempre migliore dai detti. Bisogno che tu violi il sistema di comunicazione di Dimitri in modo da ottenere l'accesso al suo database. E come posso fare? Innanzitutto devi riuscire a salire in cima alla torre. Dopodiché devi orientare la parabola verso l'antenna che si trova sul mio rifugio. Se vuoi salire su una struttura, salta e premi il tasto cerchio per aggrapparti. Prova a salire su quel tubo. Ok, per salire sui tubi saltare e premere il tasto cerchio, ci sono. Ho proiettato dei segnali olografici vicino agli oggetti interattivi, come questa parabola. Quando sei vicino a un segnale, premi il tasto cerchio per usare l'oggetto. Benissimo, la prima è in posizione. Ho inviato alla tua maschera la prossima tappa. Ricordati di premere il tasto L3 per individuare l'obiettivo seguente. Oh, my God.
mentre cammini. Ma stai attento, perché così facendo metterai in allarme le guardie più vicine. E ora cosa facciamo? Il tuo prossimo compito è entrare nel Night e riuscire a scattare qualche foto per documentare le penne timoniere di Clockwork. Per entrare sarai costretto a passare attraverso una vecchia cantina sotto la città. Ok, mi dirigo verso la cantina.